Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi danno il benvenuto a Manchester, dove stiamo per assistere a un incontro disputato nel moderno e bellissimo Etihad Stadium. Oggi sono di fronte Manchester City e Wolverhampton. All'inizio di questa partita la difesa del City è la meno battuta del campionato. Se è vero che le squadre di centro-sinistra mantengono la difesa, direi che loro sono a buon punto. Subire pochi gol nel calcio è fondamentale per Luigi. Questo è lo schieramento del Manchester City. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo decisamente a trazione anteriore. I due attaccanti del tridente girano presumibilmente larghi, cercando magari di mettere palloni in mezzo per la punta centrale. Ecco la formazione della squadra ospite. Hanno scelto di partire con un classico 5-3-2, immagino per non sbilanciarsi troppo in avanti, almeno all'inizio. Può darsi che il tecnico abbia preparato una partita di attesa, come dimostrerebbe la scelta dei 5 difensori, per poi sfruttare le eventuali ripartenze. Staremo a vedere. Johnny. Puntuale qui il difensore nel recupero. Calhanoglu. C'è spazio per Sterling, lungo l'out. Buono il recupero, possono ricominciare. Il Manchester City, squadra che scende in campo per la vittoria dopo il successo incoraggiante dell'ultima trasferta contro il Crystal Palace. Sono reduci da un successo per 2-1. Il mio pronostico li vede favoriti anche oggi per i 3 punti. João Cancelo, palla larga. Alexandro. Cercano il buco nella difesa avversaria. Occhio al movimento dei compagni. João Cancelo. È stato fermato dal difensore. Occhio alla ripartenza. Calhanoglu. Johnny. Hanno spezzato bene la trama qui. Ha spazio per andare. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. Dahoud alla messa dentro. Miracolo del portiere su questa deviazione di testa. L'attaccante ha colpito a botta sicura. Prodigioso il riflesso dell'estremo difensore. Mamma mia. João Cancelo. Bernardo Silva. Apre sulla fascia. Taglia in mezzo al campo. Ecco il tiro. Murato dall'intervento del difensore. Ecco il tiro. Il difensore è un muro su questo tiro. È sempre lui che ferma un altro pallone insidioso. Calcio d'angolo per il City. Buono l'anticipo del difensore. Da lì può andare col cross. C'è il tiro dalla distanza. Momento favorevole, eh? Come sottolineato anche dal boato del pubblico. Palla verso il centro dell'area. Attento qui il difensore che allontana. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Higuain. Johnny. E il portiere recupera il pallone. Pallone intercettato senza problemi. Barella. Ferreira Carrasco. Occhio al cross verso il primo palo. Allontana di pugno il portiere. Parte il tiro. Tiro respinto. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Palla messa in mezzo. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Lenglet. Bruno Fernandes. Può metterla in mezzo.
Palla che attraversa tutta l'area senza che nessuno possa intervenire. Ottimo intervento, senza fronzoli. Prova ad andare. 1-0 ed è un vantaggio assolutamente meritato questo. Sono d'accordo, Pier, è solo questione di tempo. Già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Il match riprende, il City è avanti. Muniain, Daoud, Rafa Mir interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Bernardo Silva guadagna metri verso l'area, palla che finisce in angolo, andrà il Manchester City. Occhio al pallone in mezzo, battuto male questo corner. Koulibaly, Ferreira Carrasco, posizione buona per il cross. Passaggio di Alessandro impreciso. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Doherty. Si ripartirà con un fallo laterale. Daoud. Occhio al cross sul primo palo. Nessun problema per il portiere. Si riprenderà con la rimessa laterale. Doherty, palla in out, sarà fallo laterale. Barella, c'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Bernardo Silva, c'è il pressing. Daoud. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Sterling. Nessun problema con l'uscita del portiere. Kayanoglu. Lenglet. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Muniain. Bruno Fernandes. Palla vagante. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Barella, Alessandro, Bruno Fernandes, Muniain, Kayanoglu. Occhio al Pipita. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. João Cancelo, Bernardo Silva. Premia la corsa sulla fascia. Rafa Mir. Muniain. Palla schizza via dopo il contrasto. Alessandro. Harrison. Prova a correre il City lungo l'out. La mette in mezzo. Non trattiene, attenzione. C'è il recupero di Alessandro.
Occhio al suo movimento. Tiro respinto. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Muniain. Joao Cancelo. Alessandro. Un'altra buona giocata. Pallone interessante. Attenzione, pericolo. Occhio al calcio d'angolo per il City. Occhio al corner. Ci mette i pugni e allontana. Prova dalla distanza. Palla interessante nello spazio. Crossa verso il centro. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Ancora un passaggio perfetto. Kayanoglu. Muniain. Sansone. Interrompono bene l'azione. Alessandro. Lo ferma ma non controlla. Tocco impreciso, pallone recuperato. Alessandro. Koulibaly. Chiedo a Matteo Barzaghi a bordo campo quanti minuti ci separano dal triplice fischio. Altri 3 minuti da giocare prima del 90esimo, Pier. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso. Palla vagante adesso. Hanno spazio per andare in contropiede. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato, ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. Ci provano fino all'ultimo, vogliono il pari quando manca davvero poco. Kayanoglu. Il rinvio di Koulibaly. L'arbitro